Brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato e dai carabinieri della Compagnia di Matera, che hanno arrestato in modo latitante Paolo Masciandaro, riconosciuto come uno dei più pericolosi malviventi del Materano. Ah, è finalmente una bella notizia! Io a questi bastardi li metterei tutti a pane e acqua. Ma come cazzo si fa ad arricchirsi in modo disonesto? Oh, io andrei a pulire i cessi piuttosto. E tu che fai? Non dici niente, eh? Come al solito. Sembra quasi che tu abbia la coda di paglia. Non parli mai, da quando ero piccolo, no? Da sempre. Parla, grida, sfogati! Tu sei un mafioso di merda, tu sei come loro! Tu sei un mafioso, sei! Andrea, aspetta! Guarda, te la righi tu, eh? Non hai soldi per comprarmi le sigarette, figurati per mettere la benzina. Ah, fratello mio, come siamo rovinati. Sai qual è la cosa che mi fa stare meglio? È che peggio di così non si può andare. Meno male che mio nonno non ha problemi nel mantenerli. Sai, da quando i miei non ci sono più, mio nonno è l'unica cosa che mi rimane. È un tipaccio. Quella maledetta malattia lo sta divorando. I medici gli hanno prescritto una medicina potente, dicono che sia anche efficace. Ma speriamo bene. Non ti preoccupare, non è solo tuo nonno. E a te piuttosto, con tuo padre, come va? Tasto dolente. Guarda, siamo di due generazioni diverse, ci scontriamo ogni minuto. Però, nonostante tutto, gli voglio un gran bene. È logico che tu gli voglia bene. È sempre tuo padre. Già, è sempre mio padre. È tardissimo, Matteo. Ce ne dobbiamo andare. Dove devi andare? Da Tataragni Service. Sì, è un ristorante. No! È un'officina meccanica. Come un'officina meccanica? Ma tu la sei comprata la macchina, già te la devi cambiare. Sì, vado a lavorare. Speriamo che vada bene comunque. Vabbè, tu non partire già sconfitto. Prova almeno. E comunque, dice un proverbio in dialetto, come vana ad assicoma a picchie. Vabbè, comunque, dammi un passaggio a casa mia, dai. Andiamo. Ma ricordati, come va, così la dobbiamo prendere. Ok, bocca al lupo, ciao. It's in jail, the state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. Ho bisogno di voi. C'è una persona da sistemare. Se farete tutto quello che vi dirò, sarete profumatamente ricompensati. Adesso statemi ad ascoltare. Mi raccomando, massima discrezione. Ci aggiorniamo domani. Racial, oh, 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 oh. Multicultural.
Pronto? Pronto, Matteo. Oh, Andre, che mi racconti, come è andato? Una merda. Il titolare è una testa di cazzo. Oh, mi voleva sfruttare come uno schiavo. Assurdo. Ehi, non fare un altro sotto, eh. Se vuoi lavorare, devi fare dei sacrifici. Sì, sacrifici. Ma non guagnare il della patè. Dai, stringi i denti. Vedrai, verranno sempre meglio.